Finalmente oggi giro il video dei prodotti finiti, perché se non sbaglio sono i prodotti finiti di un paio di mesi e ne ho un bel po', e neanche mi ricordo sinceramente che cosa c'è dentro, quindi io direi di iniziare subito, così almeno ce lo togliamo di mezzo anche questo video e togliamo di mezzo anche tutti questi flaconi vuoti che iniziano un po' a darmi fastidio. Iniziamo, che cos'è? Niente, un tappino. Tappino di qualche prodotto. Allora, iniziamo dalla spuma per i capelli. Io la uso tanto, cioè insomma ogni volta che lavo i capelli, perché altrimenti mi vengono più ispidi di quelli che non sono, quindi io anche se li ho corti comunque utilizzo la spuma e io mi trovo stra bene con i prodotti questi della Pantene. Io li adoro, questo è della Pantene Pro V ed è la spuma Ricci Perfetti, tenuta proprio super forte, però è una spuma che non appiccica assolutamente i capelli, si toglie anche con la spazzola, non sporca assolutamente i capelli, quindi è veramente fantastica, li lascia morbidi. Quindi io la compro, la ricompro, la ricompro, perché mi ci trovo troppo troppo bene. Poi, altro prodotto finito è l'ultimo, perché io non comprerò più balsami per i capelli, ma perché il balsamo è un prodotto che per i miei capelli io sinceramente non lo trovo molto efficace. Questo è il fito balsamo per i capelli di Naturemed, che c'è scritto che dovrebbe anche insomma comunque prevenirli o comunque ripararli in caso di problemi con le tinte, il sole, l'acqua del mare, insomma dovrebbe essere abbastanza comunque che nutriente. Però io ne ho inutile con il balsamo, non mi ci trovo con il balsamo, i balsami, insomma, non mi ci trovo bene. I miei capelli hanno bisogno delle maschere, e anche se questo male non è, perché comunque lì per lì i capelli morbidi me li lasciava, però io sento che i miei capelli hanno bisogno delle maschere nutrienti, quindi ultimo balsamo che non comprerò più nella mia vita, voglio le maschere. E nell'ultimo video haul, che poi trovate alla fine di questo, avete visto che ho preso l'olio di cocco e non vedo l'ora di provarlo. Poi ho terminato questo doccia schiuma che avevo preso da Sephora così a caso, a tratta dalla marca sconosciuta che non conoscevo e dal packaging, questo che è della Baya Paris, la marca quindi è Baya Bai J.A. Gel doccia Moana. Mi è piaciuto tantissimo. Allora, a parte il packaging, che come vedete è bellissimo, con tutti questi fiori tropicali, questo è fatto al fiore di Tiare e mi è piaciuto veramente tantissimo il profumo. È un profumo, non lo so come dirvelo, vabbè, se conoscete il profumo del Tiare, insomma è quello. Però è un po' tipo che ricorda un po' anche le plastiche dei bambolotti, quel profumo un po' col modo, è veramente particolare e mi è piaciuto tanto perché comunque profumava tantissimo tutto il bagno e quindi era proprio un momento di relax quando utilizzavo questo doccia schiuma, quindi super promosso. Immancabili dischetti, ovviamente, e come potete non farvi vedere i soliti dischetti, però questa volta sono di due marche diverse. Ho finito quelli maxi del Conad, che mi sono piaciuti perché comunque sono resistenti, li utilizzo anche per togliere lo smalto e sono resistenti, e questi piccolini per gli occhi della Cotoneve. Quindi questi sono 40 e questi sono, non lo so quanti sono, 80, tutti e due super grossi, dischetti validi entrambi. Comunque vedo che ci sono anche prodottini di make up, non me lo ricordavo, che bello. Poi ho terminato questa crema per il viso della Garnier Skin Active, l'Hydra Bomb super idratante, l'antiossidante, la crema quindi antiossidante, 3 in 1, ora non ricordo benissimo che cosa facesse, comunque super idratante, antiossidante per la pelle secca. Allora, questo prodotto non mi è piaciuto perché io comunque la sera
All'inizio utilizzavo solo questo, anche la sera, però la mattina mi ritrovavo con la pelle secca, per cui ho iniziato ad utilizzarlo solo la mattina, mentre la sera utilizzavo questa, che era la Smoothing Night Cream di The Body Shop, che è della linea Nutri-Organics, quindi quella un po' appunto bio, che è una crema ultra ricca, ammorbidente e che che previene insomma le rughe, che infatti è per i primi segni dell'età. E quindi la sera mettevo questa, che era molto più nutriente e corposa, e comunque questa di giorno come base trucco non sarebbe andata bene, e la mattina mettevo questa. In questo modo la mia pelle era idratata, quindi anche questa andava bene come base per il trucco e mi stava su tutto il giorno, però da sola non aveva assolutamente potere idratante, e quindi io questa la boccio, non mi è piaciuta, ma comunque è anche una crema che vale poco, mentre questa la promuovo perché ho notato che dopo che l'ho utilizzata la mia pelle era molto più idratata di prima, quindi questa è promossa. Poi il prodottino di make up finito è la Cipria di Neve Cosmetics, e questa è la Surreale, quindi la cipria quella bianca, trasparente, che mi è piaciuta veramente tantissimo. Non ricordo se avesse un profumo, no, dentro il packaging è di quelli fatti così, che si gira di modo comunque che c'è i buchini, no? Metà buchini, in modo che comunque quando non la si usa si gira il cosino e non fuoriesce inutilmente appunto la crema nel barattolino. Quindi il packaging mi piace, e anche la cipria mi è piaciuta tantissimo perché mi rendeva proprio la pelle setosa, veramente molto molto setosa, una polvere molto sottile. Io quando ho visto il barattolino, che è di 4 grammi, ho pensato che sarebbe durata poco, ma invece mi è durata come una cipria normale, più grande, perché ne bastava veramente poco, quindi prodotto super super promosso, mi è piaciuta tantissimo. Poi ho terminato questo prodotto per i capelli, che è il Grape Seed, quindi ai semi di uva, il siero glossing, quindi che dà lucentezza, brillantezza ai capelli. Questo è idratante, anticrespo, per appunto i capelli ispidi. Io questo l'ho utilizzato mischiandolo alla spuma, quindi dopo lavati i capelli, quindi sui capelli umidi, mischiavo questo con la spuma e mi è piaciuto. Ora io non ho visto tutto questo grande effetto lucente, però ho notato l'effetto di morbidezza che mi dava, perché a volte comunque non lo utilizzavo, perché magari andavo di corsa, comunque non sempre l'ho utilizzato, e la differenza c'era. Proprio al tatto, quindi anche questo prodotto di The Body Shop per me è super super promosso. Non so se ancora esiste, perché ora è da un po' che l'avevo preso, però veramente ottimo. E io ormai ho preso questa abitudine di mischiare comunque questi prodotti, questi oli, che possono essere appunto questo o comunque altri tipi di oli per i capelli, alla spuma, e noto che il risultato è veramente migliore, sono più morbidi. Poi ho terminato il fondotinta di MAC. Questo è lo studio MAC Water Weight. Questo era molto molto liquido, andava shakerato, e c'ha la fattore di protezione 30. Il mio colore è, presumo, il più chiaro che ci fosse, l'NW13. Allora, questo ha l'applicatore a pompetta, e a me sinceramente questo non piace molto, perché vedo che comunque dentro c'è prodotto, ma io non sono più riuscita comunque a aprirlo, nemmeno a tenerlo, non lo so, questo prodotto rimane forse qui nel bordo e non si riesce più a prelevare. Allora, il packaging non mi fa impazzire, mi piace che sia di vetro,
però allo stesso tempo questi con questi erogatori così io non è che li amo molto, preferisco quelli a pompettina fissi. E però comunque il fondotinta di per sé è stato veramente ottimo, l'ho usato insieme appunto alla cipria, ma mi piaceva molto perché aveva una buona coprenza, però non era assolutamente pesante, ma i fondotinta comunque MAC sono buoni, almeno io quelli che fin d'ora ho provato mi sono sempre piaciuti, aveva quindi questa coprenza comunque buona e non pesante e quindi super super promosso assolutamente. Poi da ultimo ho terminato un burro corpo sempre di The Body Shop, questa era l'edizione natalizia alla prugna Frosted Plum e io adoro i burri corpo, soprattutto in inverno di The Body Shop, io li mangerei anche se fosse possibile. Non mi faceva impazzire molto il profumo, ma perché proprio in generale a me il profumo di prugna non è che mi faccia impazzire, però come prodotto di per sé era super super ottimo, come tutti i burri corpo di The Body Shop, e l'ho adorato perché questi non c'è bisogno di metterli tutte le sere perché hanno un potere idratante molto molto forte, nonostante poi siano burri si assorbono comunque rapidamente, non ungono, cioè sono fantastici, sono prodotti che io tutti gli anni in inverno compro perché sono le uniche creme idratanti che veramente stra adoro. E tutti i miei prodotti finiti sono finiti, quindi questo contenitore è completamente vuoto, quindi è pronto per essere di nuovo riempito e già ci sono un po' di prodottini che stanno finendo, quindi non vedo l'ora che finiscano qui perché io ho veramente soddisfazione a finire i prodotti. Poi comunque non è che ce li ho molti, diciamo che attendono là, no, di essere utilizzati, quindi più o meno li compro quando sono proprio alla fine e quindi ho soddisfazione a vedere che comunque finisco e non mi si ammucchiano comunque cose che compro in più. C'è soddisfazione, resisto alle tentazioni e quindi niente, il video dei prodotti finiti è finito. Niente, ci vediamo al prossimo video, come al solito vi ricordo di attivare anche la campanella per essere iscritti. Sì, iscrivetevi anche se non siete iscritti, però la campanella è per essere informati su tutti i video che faccio. E ci vediamo al prossimo video e sotto trovate anche i link per seguirmi sui social, soprattutto su Instagram, vi aspetto e al prossimo video. Ciao ciao!